oggi in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla, che è stata istituita proprio per sensibilizzare alla problematica dei disturbi alimentari, abbiamo deciso di, con l'aiuto, con il grandissimo aiuto della dottoressa Moio, che è una delle poche dietiste qui in zona ad occuparsi di queste problematiche, di questi disturbi del comportamento alimentare, di organizzare una manifestazione proprio per cercare di fare informazione sulla problematica, perché i disturbi alimentari sono una malattia che è stata sottovalutata troppe volte e che proprio per questo molto spesso viene presa proprio all'ultimo, quando ormai si è andati molto avanti già nella malattia e c'è bisogno di cure più importanti, che purtroppo non soltanto in Calabria, perché in Calabria c'è un solo centro specializzato per questa problematica, ma in generale in tutta Italia, dove le liste d'attesa sono lunghissime e molti ragazzi e molte ragazze non riescono effettivamente ad accedervi e muoiono prima di riuscire a guarire dalla malattia. Quindi noi abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione proprio per cercare di sensibilizzare maggiormente tutti i ragazzi e tutte le ragazze su questa problematica. Mi chiamo Anita, alle medie ho vissuto un periodo di disturbo alimentare perché reputavo le mie compagne con un fisico più bello del mio e automaticamente mi facevo delle paranoie e iniziavo a mangiare di meno. E di conseguenza dimagrivo sempre di più. Andando avanti col tempo mi sono resa conto che dimagrire mi faceva male, ma oltre che fatto questo, anche se facevo dei complessi fisico, rispetto a quello delle mie coetanee, non risolveva l'induzione, ma andava a peggiorare la risoluzione. Se io facessi questo l'aspetto fisico, ad oggi sto bene, ho ripreso a mangiare in maniera adeguata. Il messaggio che voglio lanciare alle mie coetanee è quello di non farsi dei complessi, ma mangiare regolarmente, perché ognuno è perfetto così com'è. Questa manifestazione di oggi penso sia molto importante, perché aiuta a sensibilizzare i ragazzi che soffrono di queste patologie, ma anche a prevenirle e ad aiutare, diciamo che queste iniziative sui problemi adolescenziali sono molto utili, soprattutto in questi tempi che questi fenomeni stanno aumentando. Oggi 15 marzo è la giornata del fiocchetto lilla, la giornata legata alla prevenzione dei disturbi alimentari. Io sono la referente di educazione alla salute per l'Istituto di Istruzione Superiore Olivetti Panetta e il nostro istituto porta avanti un progetto di educazione alla salute che prevede anche un percorso legato alla discussione, all'informazione relativa ai disturbi alimentari. È un momento importante perché i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali nei giovani adolescenti. È un momento importante per comunicare la nostra vicinanza ai giovani, per aiutarli a comprendere che i modelli proposti dai social sono modelli falsificati, irraggiungibili e stereotipati. È un momento importante per far capire loro che la bellezza non è necessariamente magrezza, ma la bellezza è armonia e che alla loro età tutti sono ragazzi bellissimi. Allora, già immagino cosa state pensando, tipo, Dio, ma lei non l'avrei mai detto, ma come, ma... Questa è già la prima caratteristica del disturbo del comportamento alimentare, cioè se io non vedo l'eccessivo sottopeso, automaticamente per me lei non è malata e non c'è cosa più sbagliata, perché come hanno già detto abbondantemente, hanno fatto benissimo, i disturbi del comportamento alimentare tutti sono malattie mentali, cioè partono da una disfunzione mentale che poi sfocia all'interno del cibo. Io ad oggi non sono totalmente guarita, non posso definirmi una ragazza che è sulla via della guarigione, questo sì, ma non guarita totalmente. Fa male perché è brutto, in realtà vergogna no perché da un anno, perché ne soffro da due, ma da un anno, dall'anno scorso, ho capito che
quello che voglio fare, a parte l'insegnante di lettere, è proprio testimoniare la mia storia, che in qualche modo accomuna anche un po' la storia di tutti. Ad oggi, ripeto, come l'ho già detto, la causa non ha cause precise, non ha cause certe, di disturbo del comportamento alimentare. Io sono convinta, nonostante nessuno me l'abbia detto, ma sono convinta che il mio disturbo alimentare dipenda dalla mia ricerca di perfezione. Cioè io in ogni ambito della mia vita devo essere la migliore in tutto. A scuola devo essere quella che prende voti più alti, devo essere perfetta, devo essere la mia in qualsiasi campo, pure all'interno dello sport. Se non sono la migliore, automaticamente non esercito in quello sport. Per esempio, ho provato il basket, faccio schifo nel basket, non è il mio sport, proprio il basket non lo voglio sentire neanche nominare, perché non vado bene. Quindi cerco di eliminare tutte le cose in cui non sono perfetta. Quindi questa ricerca di perfezione costante mi ha portato poi a sfociare all'interno del disturbo del comportamento alimentare. Devo dire la mia storia, no? Scusate. Allora, io... Che cosa ti ha portato a decidere di voler guarire, ecco? Allora, a guarire innanzitutto perché ero stanca, essere malata toglie proprio tutto, a parte che toglie il colore alla tua vita, che è la cosa più brutta. Cioè, io ero abituata a essere una persona molto solare, molto socievole, stavo sempre con gli altri. Da quando mi sono ammalata, ora sono oro rispetto effettivamente a 2 anni fa, sono veramente oro. Però è stanca, proprio ti sfinisce. Il dover controllare sempre tutto, il dover tenere tutto sotto controllo, il dover essere perfetta, stanca, proprio sfinisce, toglie tutte le forze che hai. Da un lato è partito tutto l'anno scorso la mia voglia di guarigione, perché ero in supermercato ed ero nel reparto tipo biscotti, cereali, queste cose, le prime cose che una persona toglie all'interno di un disturbo del comportamento alimentare. E stavo guardando un pacco di biscotti che non era un pacco tipo gocce, pan di steccio, era un pacco normale, magari c'era pure avena, riso soffia, cioè cose più, diciamo, light, tra virgolette. Allora ho pensato questa testuale frase: quando sarò libera mangerò tutti i biscotti che voglio. E poi ho pensato, ma perché devo aspettare? Cioè, perché questa cosa non può partire da me stessa? Cioè, come è nata all'interno di me la malattia, può partire all'interno di me la guarigione. Scusa, mi ero giurata di non piangere. Va bene, è un'emozione, le emozioni vanno tolte fuori. Brava. Allora da lì ho cercato, diciamo, mi sono aperta di più, ho deciso di fare i fear food, quindi mettere tutti i cibi di cui avevo più paura e mangiarli. Ad oggi non li ho finiti perché ci sono per esempio i biscotti, da che è partito tutto, i biscotti ancora non riesco a mangiarli. Ti stai facendo curare comunque ad una struttura specializzata. Sì, assolutamente. L'unica che abbiamo in Calabria è a Catanzaro, sì. Quindi nel reparto di psichiatria di Catanzaro purtroppo è l'unico centro convenzionato ospedaliero che manca, cioè privo di tante cose, manca ancora tanto personale, mancano ancora tanti professionisti, però fa del suo meglio. Ecco, qua è la professoressa Segura, sì, che infatti, nonostante sia odiata mamma mia, non è qua perché purtroppo è in America. Meno male. È terribile, però ama da morire tutti questi ragazzi. È molto dura di carattere, è una spagnola molto di carattere molto forte, quindi comunque si sta facendo seguire da un'equipe specializzata. Sì, infatti volevo dire che una delle caratteristiche è il fatto che non chiediamo, cioè proprio non è che non vogliamo chiedere aiuto. Almeno nel mio caso io non sentivo la necessità, perché una delle caratteristiche è il fatto che tu non sei mai abbastanza malata. Cioè, se tu non arrivi proprio a un punto in cui non riesci a fare niente, tu non sei abbastanza malata. Per esempio, io non sono mai stata ricoverata. Per me ad oggi
cioè quando la parte malata mi entra in testa, mi dice no, tu non puoi dirti malata di anoressia perché non sei stata mai ricoverata, perché è sempre una ricerca di andare sempre più in fondo, peggio stai meglio è, perché peggio stai più malata sei, e questo fa, cioè il disturbo fa proprio ricercare la parte più malata di te. Infatti io non volevo andare in ospedale, però sono andata in un momento in cui era proprio gravissima la mia situazione di salute e sono andata a Catanzaro. Ad oggi sono seguita ancora dall'equipe di Catanzaro, dalla dottoressa Segura e dal dottor Donofrio, che io amo follemente, proprio... La dottoressa Bevacqua Maria Teresa, la dietista. Sì, e anche dalla dottoressa Daria. La dottoressa Daria e il dottor Donofrio sono quelli che mi sopportano, ma soprattutto sopportano da 2 anni a questa parte. E sono veramente unici. E invece da settembre sono anche seguita dalla mia neuropsichiatra, che è la dottoressa Politano, che è l'amore della mia vita, proprio la risorsa, cioè se io sto bene, sono qui in questo momento e soprattutto grazie a loro. Senti bene. Cosa ti manca della Benedetta di prima? Allora, è brutto dirlo, proprio è proprio brutto, però mi manca il mio corpo magro, cioè io ora, come si può vedere, sono normopeso, sono in salute, però ci sono quelle volte in cui magari riguardo le foto dove ero proprio magra, cioè dove si vedevano le ossa, e io ad oggi dico alla Benedetta di allora, cioè ma tu sei panta, ma tu non vedi che eri magra, e io eppure nonostante in quelli... Panta vuol dire tema. Stupida, sì, infatti tutti mi dicono che significa panta. È perché era un termine dei miei anni in realtà, sì, è strano sentirlo con una ragazza di oggi. Allora, tu non ti vedi mai magra, non ti vedi mai abbastanza magra, no? Quindi anche quando nel periodo dove ero più magra mi facevo le foto, mi vedevo sempre grassa, sempre, indipendentemente. Ad oggi dico, ma cavolo, ma eri magra, ma che cosa volevi di più? Cioè, invece questa è la cosa, che non sei mai abbastanza magra. Però della Benedetta di prima, cosa ti manca? Di prima di iniziare ad entrare questo tunnel? La spensieratezza. Nonostante abbia sempre sofferto di ansia, sono sempre sotto una persona molto ansiosa, la spensieratezza, proprio mi manca avere la testa libera, magari pensare allo studio, perché sono una secchiona, cioè studio veramente tanto, però nonostante questo proprio quella libertà mentale, cioè proprio essere libera magari di fare la qualsiasi, invece no, perché ora sono molto più razionale, quindi sono cioè proprio una macchina. Sì, purtroppo sì. E quindi hai perso qualcosa di te. Sì, è proprio brutto. Hai perso la libertà, sì. Che è la cosa che nessuno sì. dovrebbe mai togliersi. Sì, infatti io mi chiedo sempre se riuscirò mai a ritornare come prima, a essere libera e spensierata come ero prima. Non lo so. In realtà, vediamo. Guarda, posso dire una cosa. Per esperienza ti posso dire che di solito se ne è più forti e più determinati di prima. Speriamo. Noi pensiamo che tu dici, io guardo le mie foto quando ero magra e dico ma stavo bene. In realtà il controllo, noi pensiamo di voler di avere il controllo sulla situazione. In realtà che cosa succede? Ti toglie la libertà, ti toglie il controllo da qualunque aspetto della tua vita, che sia relazionale, che sia scolastico, che sia negli affetti, nella famiglia. Quindi ti toglie tutto in realtà. Senti bene, hai ancora paura? Hai paura di qualcosa? Sì. Allora, in realtà ho paura di tantissime cose, cioè legate ovviamente a questo disturbo, però alcune volte quando mi dico che magari posso diventare una persona diversa dopo la guarigione, o magari ho il terrore di dimenticare totalmente come ero prima, e questa cosa mi fa paura. Però poi penso che in realtà dovrei avere paura ed essere arrabbiata con me stessa per tutto quello che il disturbo del comportamento alimentare mi ha portato, l'ossessione per il cibo, la dismorfia, quindi essere totalmente ossessionata dalla mia forma corporea, dal fatto che debba essere magra,
dal fatto che se non sono magra, come dico io, se non, automaticamente non vado bene, cioè non posso essere automaticamente accettata dagli altri perché non vado bene. La paura in generale di non riuscire a vivere appieno la vita, ecco proprio questa parola, vivere appieno la vita. Infatti per all'interno del mio processo di guarigione fondamentale è stato un podcast che io mi ricordo ero al mare l'estate scorsa, l'estate del 2023 in spiaggia, ed ero da sola, stavo aspettando che arrivasse la mia migliore amica. E ho ascoltato un podcast che si chiama appunto La parte bella, di una ragazza che pure lei ha sofferto di anoressia e che è guarita, quindi la parte bella si intende proprio la guarigione. Allora diceva, era una donna di 32 anni che ha sofferto da quando ne aveva 15 e ne è guarita 32. E io ho pensato questa cosa, come fa adesso a tornare indietro nel tempo e a rivivere la sua adolescenza? È impossibile, cioè non si può. Perché? Perché alla fine gli anni che tu vivi con questa cosa, io li considero anni persi, non so gli altri. Per me sono anni persi perché non sono riuscita a vivere appieno la mia vita e mi sono perso un sacco di esperienze. Quindi per me sono anni persi. Quindi se lei ha 32 anni ed è guarita ora e si è ammalata quando ne aveva 15, in pratica ha perso metà della sua vita. Quindi da là ho avuto una sensazione terribile. Cioè proprio ho detto no, io non voglio sprecare la mia vita così, non voglio sprecare la mia vita a continuare a demoralizzarmi, a continuare a essere triste, a arrabbiarmi, a qualsiasi cosa. E quindi da lì ho capito veramente che dovevo per forza fare qualcosa, dovevo attivarmi in qualche modo. Un'ultima domanda, Bene. Che ruolo hanno avuto gli insegnanti nel tuo percorso? Allora, gli insegnanti sono stati fondamentali. Cioè, io sono... Molti mi potrebbero dire che sono di parte, però... perché il mio sogno è ritornare proprio al liceo classico a insegnare greco, latino, italiano, è il mio sogno più grande. Quindi io sono innamorata della mia scuola, cioè se dovessero andare tra le scuole a fare pubblicità per il classico potrebbero benissimo mandare me, perché è veramente una scuola meravigliosa. Cioè io ho un rapporto meraviglioso non solo con le mie insegnanti, ma pure con le insegnanti in generale della scuola, perché sono tutte persone squisite, sono persone meravigliose. Le insegnanti... Ti hanno aiutato? Tantissimo, tantissimo. Le insegnanti hanno avuto e avranno un ruolo fondamentale nella mia vita, perché mi sono state vicine nei momenti in cui... Neanche io stessa volevo stare vicino a me stessa, perché una delle caratteristiche è il fatto che non, è come se non morisse una persona a te cara, perché la morte di una persona cara è una persona terribile, ma è la morte di te stessa. Cioè proprio è un tunnel dove tu vorresti vedere la luce, ma nello stesso momento non vorresti, perché in qualche modo viene visto il disturbo del comportamento alimentare dato che sei chiuso in una gabbia come una comfort zone, ma in realtà non lo è, semplicemente ti autodistruggi piano piano. E alla fine la cosa brutta non è che ti fa stare male un'altra persona, ma sei tu stessa che fai male a te stessa, quindi cioè, è ancora più brutto e soffri maggiormente. Infatti per questo le insegnanti sono state veramente fondamentali e lo sono ancora ora. Cioè se io ho bisogno di qualsiasi cosa mi confido con loro, ho un rapporto che cioè io con i miei genitori ho un rapporto con le mie insegnanti, quindi sono veramente persone squisite. Allora io direi di fare un grande applauso a Benedetta, perché la tua testimonianza è servita a tutti noi, ma credo che è servita anche un pochino a te, no? Sì, sì, sì. Io volevo dire solo una cosa, volevo aggiungere solo una cosa, che la cosa più importante, e l'ho capito da poco, è che tu persona, indipendentemente se sei un ragazzo o una ragazza, accetti te stesso. Cioè alcune volte quando sentivo questa frase dicevo ma sì, ma va, ma non è vero. È vero, io ho sempre pensato negli anni, da quando mi sono ammalata, quando troverò un ragazzo potrò
stare meglio, perché avrei pensato, stando con un ragazzo automaticamente sono bella, valgo e mi posso piacere perché piaccio a lui. In realtà non c'è cosa più sbagliata, cioè io ho avuto una relazione, fortunatamente che è terminata, è stato terribile, terribile, perché questa cosa non è successa, cioè io non mi sono sentita più accettata, anzi la rottura con questa persona mi ha aiutato tantissimo, e mi ha aiutato tantissimo perché se fosse successo 2 anni fa io sarei stata malissimo, sarei stata proprio male, perché magari oddio mi ha lasciato, mo non valgo più niente, mo no, non è vero niente, perché io stavo con una persona a cui io davo 100 e quella persona mi restituiva 10 e non c'è cosa più brutta, perché io le voglio stare con una persona che se io do 100 quella persona da 100, da 1000, non importa, però la chiusura di queste relazioni mi ha fatto veramente capire che io devo stare con persone a cui che mi meritano, non con persone con il primo che capita, che... Senti, hai fatto emozionare anche mia madre. Ti fai pianto sempre. Senti, io ti ringrazio tanto. Grazie a te. E direi di chiamare mamma. Mamma, signora Gisella Costa, donde stanza? Non ve ne andate, perché in questo momento sociale all'interno del mondo forse i disturbi del comportamento alimentare sono uno degli argomenti più importanti, perché magari potete pensare in questo momento quello che pensavo io, ma va, ma figurati se succede a me, e invece a me è successo, quindi per favore non badate mai a quello che succede intorno a voi e non vi fate soprattutto influenzare, perché l'influenza è una brutta bestia. Allora, carissima Gisella, noi siamo pure conosciuti in quell'occasione, è stato un piacere. E lei ha anche in questo caso un genitore che sale sul palco e parla apertamente di queste cose, vi credo che non è difficile, è difficilissimo, quindi fate un grosso applauso alla signora Gisella. Grazie. Allora, cerchiamo di non piangere, perché mia mamma, eventualmente sarai insieme a mia mamma, vi farete il piantolino. Allora, come ti sei sentita quando tua figlia è stato diagnosticato il disturbo alimentare? Qual è stata la prima cosa a cui hai pensato? Allora, io purtroppo mi sono resa conto della malattia di Benedetta fin da subito. Lei aveva iniziato una dieta, il mio errore, e quindi subito dopo, quando è arrivato a raggiungere il suo peso ideale corporeo, lei ha iniziato a non mangiare più. Da là subito è cambiata a livello caratteriale. Questo è stato l'input che mi ha fatto capire mia figlia è anoressica. Mi sono rivolta ad una mia amica psicologa, la quale mi ha detto portala, la voglio vedere. Purtroppo però Benedetta era completamente chiusa, salutava all'inizio e salutava alla fine, non si apriva per niente. E da là mi sono sentita persa completamente e non sapevo cosa fare, perché il territorio, la Locride, purtroppo non ha una struttura che accoglie e si occupa di questi malati e di noi genitori, perché anche noi dobbiamo avere un sostegno e un supporto. E quindi tramite questa mia carissima amica sono arrivata a Catanzaro. Quando io chiamai la dottoressa, rispose proprio la dottoressa Segura, le dissi: dottoressa, mia figlia è anoressica, la deve vedere. E poi da là è iniziato il nostro percorso, ormai da 1 anno e mezzo, quasi 2. La cosa che, diciamo, la prima cosa che ho pensato, devo salvare mia figlia, perché l'anoressia è una delle principali cause di morte dei ragazzi, di voi giovani. Quindi io ho detto no, devo fare di tutto perché mia figlia guarisca. Allora, quali sono stati all'inizio e quali sono adesso i momenti più difficili da affrontare? Perché ce ne sono tanti. Io ho a che fare con tante famiglie e so che per le famiglie spesso è dura.
Allora, le difficoltà sono state benedette, non il contorno. Io ho trovato veramente grande supporto da tutti, dalla scuola, dalle insegnanti che sono straordinarie, affettuose, e quindi io ho affidato mia figlia alla scuola e agli insegnanti. Ma la prima difficoltà in assoluto è stata far capire a Benedetta di essere malata, perché Benedetta non lo accettava. Calcolate che lei si è ammalata, noi ci siamo resi conto a gennaio 2021 e abbiamo iniziato il percorso a Catanzaro a giugno 2021. Benedetta diceva, a 2022, lei diceva di non essere malata. Io non sono malata, non ho bisogno di cure. Quando noi dovevamo metterla in macchina per andare a Catanzaro, la dovevamo prendere di peso con mio marito, perché lei si rifiutava. Quindi da giugno, dalla prima visita, lei ha ufficialmente accettato di essere ammalata a dicembre del 2022, quindi 6 mesi dopo. Quindi il primo momento tragico è stato questo, farle capire di essere malata e di essere sottoposta a cure. Oggi diciamo i nostri momenti critici sono quando lei cambia d'umore, perché purtroppo l'anoressia l'ha cambiata a livello caratteriale, come diceva la dottoressa, rabbia, colpe, poi lei è perfezionista, quindi deve fare tutto benissimo, e questo ha diciamo aumentato il suo carattere negativo, la sua negatività, a volte è scontrosa, e con la sua rabbia si chiude e non ti permette di entrare, quindi alza quel muro e non sai come fare. Però piano piano stiamo arrivando ad una soluzione, almeno speriamo. Va bene, dai, adesso diciamo il momento meno duro. Diciamo che la fase è la parte più difficile, sì, la sua ora è una fase regressiva parziale, quindi per noi è già tanto. Senti, a me capita spesso che sono le famiglie che fanno fatica ad accettare questa situazione, quindi non riconoscono, non vogliono accettare la malattia del proprio figlio. Secondo te qual è il motivo? Guarda, io per me è stato difficile accettarla tantissimo, nonostante mi si è accorta subito che mia figlia fosse malata, perché mi sono messa in gioco come genitore, ho detto io ho fallito, sono stata una cattiva madre, non sono stata attenta, forse non l'ho ascoltata, non l'ho custodita come dovevo. Quindi sono partiti i sensi di colpa, sono partiti vero? I miei sensi di colpa, oltre i suoi, per lei, ma i miei iniziavano per me e per lei, quindi erano doppi i sensi di colpa. È stato difficile accettarlo anche da parte mia. Ricordo che quando io andai dalla dottoressa Sicura, una volta mi disse: signora, ma lei ritiene che sua figlia non è ammalata? No, io so che mia figlia è ammalata. Per me è difficile accettare la malattia, per come ho cresciuto mia figlia. Diciamo che c'è paura da parte di noi genitori. È una paura enorme, perché siamo incompetenti. La malattia non si conosce come dovrebbe, non abbiamo le strutture qua nella Locride. Io sono stata fortunata a trovare Catanzaro, però all'inizio mi parlavano di Potenza. Immaginate voi, partire più volte a settimana significava far perdere scuola, giorni di pomeriggi di studio a lei, a mio marito, il lavoro. Quindi ti cade un mondo addosso, si sgretola e non sai quello che fare. Però poi trovi la forza perché devi andare avanti, devi trovare la soluzione giusta. E dai, piano piano sì, te la stiamo facendo. Senti, tu come persona, come mamma, come donna, quando hai dei momenti di sconforto, perché noi è una cosa che consigliamo spesso, no? Come toglie energia ai ragazzi, toglie energia alle famiglie, sì, parecchio, no? Tantissimo. E una cosa che consigliamo sempre è quello di staccare ogni tanto la spina e dedicarsi per fare qualcosina. Tu riesci al momento a fare qualcosa di specifico quando sei tuo per staccare la spina? Allora, io quando ho i miei momenti di sconforto, che capitano purtroppo come penso a tutti, Io prego tantissimo. La fede mi è stata un grande aiuto in questo percorso, e la preghiera è stato il mio balsamo per veramente questa ferita che portiamo dentro tutta la famiglia.
e quindi riesco in questo modo a, a superare quell'angoscia, quella paura e la sfiducia che ho in quel momento. Grazie mille Gisella, un applauso grandissimo perché sta tremando. Tra l'altro quando ci siamo conosciute lei è voluta venire a conoscermi di persona perché io non sapevo che fosse qualcuno qua in zona che si occupasse di disturbi alimentari, quindi volevo proprio conoscerti di persona. Sì. E io non sapevo veramente. Ed è stato per me un grande onore conoscerla, un grande onore averla qua con noi a descriversi il suo dolore, però anche la sua forza, la forza di noi genitori che comunque cercheremo di fare sempre di tutto per poter andare avanti ed aiutare i ragazzi, ricordando che sempre che non è colpa della mamma, non è colpa del papà, non è colpa di Benedetta. No, assolutamente okay, no. Sono cose che capitano. Perché, come diceva la dottoressa, questa predisposizione c'è qualcosa che fa scattare. E poi ci sono dei fattori scatenanti, li chiamiamo, qualcosa che fa scattare. Sì, sì. Comunque ringrazio Stefania per tutto, veramente, e mi auguro che tu possa continuare a creare e realizzare una struttura qua per tutti i giovani che hanno bisogno di essere curati. Stiamo lavorando, io ho parlato anche con la Rezzone, purtroppo non è potuta venire oggi qua, la delegata al trattamento dei disturbi alimentari, però mi hanno detto che qualcosa si sta smuovendo, la professoressa Figura sta lottando da anni. E purtroppo i fondi sono pochi perché hanno provato a tagliarli e poi li hanno rimessi, ma con quei 10 milioni di euro sono comunque morte 4.000 persone l'anno scorso, quindi non sono sufficienti, ma questa di oggi è il primo mattoncino. E quindi speriamo di creare insieme alle famiglie, che si aprano le famiglie, che si aprano i ragazzi, che serva qualcosa questa giornata di occhi proprio per aiutare tutti voi. Noi ci siamo. E grazie, grazie a te e grazie a tutti. Buona giornata. Sì, veloce. Allora, una cosa. L'esempio più eclatante che io ho è il fatto che nel pieno della mia malattia io sono andata in Canada. Ed è stato un viaggio meraviglioso da un lato, terribile dall'altro. Sono stato un mese, quindi sono stato un bel po', e non sono riuscita a vivere appieno questa esperienza meravigliosa. Mi sento una colpa dentro per non essere riuscita a vivere al meglio. Per questo non vedo l'ora di ritornare. E un'altra cosa, ringrazio tutti, veramente tutti, ringrazio le mie meravigliose e splendide insegnanti che veramente dovrebbero essere pagate un surplus solo per sopportare me, perché sono veramente pesante. Ringrazio i miei compagni di classe, ringrazio i miei amici tutti, la mia famiglia soprattutto. Grazie a te Stefania. Vattene. Allora, adesso chiamiamo, grazie veramente. Il messaggio che voglio dare è di chiedere aiuto sempre, anche se può sembrare la cosa più difficile, perché come ho detto all'interno di questo circolo tu non ti senti mai abbastanza malata ad essere in grado di chiedere aiuto ed è terribile, quindi ma devi per forza cercare di uscire, perché il messaggio che voglio dare è: ricordati che non puoi vivere una vita così, non puoi soffrire per sempre, perché anche il dolore c'è una fine, e questa fine deve arrivare il prima possibile. Quindi se non vuoi farlo per gli altri, fallo per te stessa, non lo meriti, tutto quello che stai vivendo non lo meriti, quindi cerca di dare un freno a questo dolore. Come stai adesso? Allora, rispetto a prima sto molto meglio, cioè sono oro, però è sempre difficile alcune volte andare avanti, però mi ricordo di aver fatto un giuramento a me stessa e mi sono giurata che lo stesso dolore che ho provato non voglio provarlo più, perché non lo merito, non lo merito come persona, ma non lo merito come essere umano, quindi no. Cioè sì, sto meglio, sto bene ora.